Dall'Argentina alla Corea, passando per le Canarie, il Messico, l'Australia, 10.000 firme in 48 ore e una valanga di foto. È la campagna People for Via la Divisa che chiede il licenziamento dei 4 poliziotti condannati in via definitiva per l'omicidio di Federico Aldrovandi. In tanti in tutto il pianeta ci hanno voluto mettere la faccia. La scossa arriva dopo quei 5 minuti di applausi al Congresso nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia che hanno scatenato l'indignazione e la rabbia di tanti, mettendo in evidenza un malessere che da anni attraversa le diverse sigle sindacali. In Italia la petizione è partita già un anno fa, quando gli agenti condannati per l'omicidio colposo di Federico tornarono in servizio dopo aver passato 6 mesi in carcere. Quegli uomini, giudicati colpevoli anche dalla Cassazione, hanno ucciso a mani nude con i manganelli un ragazzo di 18 anni. Hanno aspettato 6 ore per avvisare la famiglia, lasciando il corpo di Federico sulla strada. Hanno disinformato, omesso, mentito e non hanno mai chiesto scusa. Per questo ora si è mosso tutto il mondo per non vedere più fermi così brutali da uccidere. Per quella parte sana che indossa la divisa e si vergogna degli applausi ai condannati e per non sentire più false parole. Come quelle dette dai poliziotti e ai giudici, Federico si è ferito da solo, sbattendo la testa contro i pali della luce.